compagnia di Francesco Favasuri, ecco, questa gara con la Paganese, con la beffa arrivata nei secondi finali, ha lasciato qualche strascico psicologico oppure già acqua passata? Ma diciamo che al momento sì, il calcio è fatto di queste cose, capita di perdere le partite alla fine e di vincerle, però ogni gruppo deve essere bravo a guardare avanti indipendentemente dal risultato, e quindi è quello che stiamo provando a fare noi con il lavoro. È ovvio che ha lasciato un po' di rammarico, perché calcisticamente prendere gol al 94esimo lascia un po' rammaricati, però penso che la squadra abbia fatto il massimo, nelle condizioni in cui è bisogna soltanto lavorare e guardare avanti con fiducia. Ecco, la tua carriera parla chiaro, sei stato sempre titolare dopo le squadre che hai giocato, Cavese, Pisa, l'ultima la Salernitana. Ecco, dopo la vittoria del campionato della Salernitana, ti saresti aspettato di rimanere senza contratto? No, ma conosco la realtà, non è la prima volta che mi capita, quindi purtroppo il calcio è cambiato e capita che ci sono tantissimi giocatori, anche più bravi di me, che ancora sono senza squadra, quindi io ringrazio Dio per questa opportunità e ringrazio Dio per quello che ho vissuto negli anni passati e grazie a Dio ho sempre giocato, è andato anche abbastanza bene, però adesso si volta pagina, il calcio è fatto di queste cose, bisogna sempre dimostrare quello che ricorda il presente. Io ringrazio Dio il Presidente per l'opportunità che mi ha dato, la società, per la stima e spero di ricambiare la fiducia. Ecco, tu sei l'ultimo arrivato in casa di Questabbia, come hai trovato il gruppo? Ma molto bene, un gruppo sano, fatto di bravi ragazzi che devo dire in queste due settimane vedo grandissima applicazione, si cerca di mettere in pratica quello che il mister chiede e penso che avere un gruppo sano sia una base fondamentale per fare bene. Ecco, per quanto riguarda invece la scelta, che cosa ti ha spinto ad accettare la Questabbia? Ma il fatto che io sia qua dice la mia scelta, quindi è stata forse l'unica squadra che mi ha voluto veramente, è la squadra che io ho voluto scegliere, altrimenti i matrimoni si fanno sempre in due, quindi il fatto che io indossi questa maglia risponde alla tua domanda. Ecco, per quanto riguarda invece la condizione fisica, il reparto del centrocampo è quello un po' più facile degli infortuni, con te purtroppo che non hai potuto fare la preparazione, o Bodo pure lui che ha qualche problemino, adesso come ti senti dopo queste prime settimane con la Questabbia? È ovvio che il minutaggio è soltanto la partita, io mi sto impegnando come sempre durante la settimana, cerco di dare il meglio e il massimo per il bene della Questabbia e per la maglia che indosso. È ovvio che più giochi partite ufficiali e meglio è, e spero prima possibile di poter dare una mano. In questo senso comunque sono a disposizione, sono qui, sono venuto a dare una mano al gruppo, all'allenatore, sia umanamente e poi spero anche professionalmente. Sabato c'è un altro derby in casa con la Casertana. Casertana, come la Paganese arriva a Castellammare dall'alto della testa della classifica, che partita sarà secondo te con i calciatori che comunque sono anche lì di esperienza, un derby sentitissimo, anche se c'è una sorta di amicizia fra le due tifoserie? Ma calcisticamente penso che affrontiamo una delle squadre più forti del campionato, è una squadra di categorie fatta di un gruppo che già si conoscono dall'anno scorso, quindi penso che sabato per noi sia una partita difficilissima, però sono convinto che sarà anche per loro. Noi purtroppo abbiamo delle defezioni, però dobbiamo guardare a quello che abbiamo in casa, che sta a disposizione, e dobbiamo sopperire a queste difficoltà di questo inizio anno, infortuni e mancanza di preparazione con il cuore. Se noi mettiamo il cuore dentro al campo e studiamo la maglia che portiamo avanti, allora possiamo uscire sempre dal campo a testa alta. Questo per la mia carriera è stato sempre un principio, deve essere anche un principio di vita, quindi dobbiamo trasferire questo. Noi dobbiamo giocare con il cuore, dare il massimo di noi stessi, poi accettiamo sempre il verdetto del campo. Intanto ti identifico come il vice della Camera dell'anno scorso, ecco, nel modulo 4-4-2 tu come ti trovi? È il modulo adatto a te o un altro modulo ti farebbe esprimere al meglio? No, dico che fare paragoni non serve a niente ed è ingiusto, conosco la Camera e sono un ottimo giocatore, ma diciamo che negli ultimi anni ho giocato sia a 2 che a 3, quindi è indifferente, io sono a disposizione del mister e qualunque scelta lui farà per il bene della squadra io sono a disposizione per giocare un minuto, tutta la partita, il ruolo è indifferente, io penso che quando uno dà il massimo e si applica poi i risultati arrivano.